Qua è pieno di malga. Ed eccoci, alla fine abbiamo deciso di dormire in un'area di servizio, un'area di sosta camper a San Martino di Costorza, tutta automatizzata, 10 euro fuori stagione, tutto, acqua, corrente, sì, scarico, stagione carico, è 20. Stagione 20, credo. Mm-hmm. Molto ben attrezzata, tutto automatico, siamo trovati benissimo. Sì. Ora siamo a Passorolle, dietro di noi il percorso che porta alla baita Segantini, ma noi non ci andremo subito, noi faremo il giro che ci porta giù in Val Venegia e poi risaliremo passando da Malga Venegia, Malga Venegiota e risaliremo alla baita Segantini, speriamo di fare il tramonto lì e poi ritorniamo giù. Dovrebbe essere un giro tutto sommato facile, una passeggiata lunghetta forse, ma nemmeno troppo, e niente, vedremo, dovrebbe essere molto bello. Oggi c'è meno freddo degli altri giorni, sì, almeno sembra. Dal parcheggio si prende una strada bianca, che è questa qui, e arrivati a questo incrocio che vedete sopra di noi, noi proseguiremo dritto di lì per andare giù in Val Venegia, mentre a sinistra si va dritti verso Capanna Cervino e Baita Segantini, ma noi poi riscenderemo da lì strada, a giro completato, mentre a sinistra, venendo dal parcheggio, si va verso il Passorolle vero e proprio, perché noi abbiamo parcheggiato un po' prima del Passorolle. Va bene, continuiamo a camminare, dovrebbe essere tutta strada bianca perlomeno all'inizio, quindi tutto molto semplice. E allora, alla nostra sinistra, mentre camminiamo, alla nostra sinistra abbiamo il Colbricon, sotto il quale ci sono i famosi laghetti del Colbricon, che sono veramente belli. Noi siamo stati maggio di 2 anni fa. Era più o meno, maggio, giugno, fine maggio, inizio giugno, 2 anni fa. C'era ancora la neve. Sì, abbiamo camminato nella neve. Ed è una zona veramente bella. Invece alle nostre spalle, vabbè, ora ovviamente sono un pochino contro il sole, le pale di San Martino, che è il motivo per cui siamo qui alla fine. Abbiamo detto Passorolle, ma abbiamo dato per scontato che tutti sappiano che al Passorolle ci sono le pale di San Martino, cosa che in realtà non è detto che sia così. La camminata fino ad ora spettacolarmente facile. A queste indicazioni che vedete qua alle nostre spalle, si segue ovviamente per Malga Venegia e Malga Venegiota, mentre scendendo per la strada bianca si va verso Malga Iuribello, che avevamo segnato fra le cose da fare, ma non si può fare tutto. Proseguiamo di qui, vietato alle bici, c'è il cartello, vietato alle bici. Non sappiamo il perché, credo, forse per evitare che le bici prendano possesso di qualsiasi percorso di montagna. Oppure ci sarà qualche passaggio un po' più tecnico. Boh, non lo sappiamo, ve lo sapremo dire dopo. Va bene, ci infiliamo nel bosco, almeno così pare. Questa indicazione qui, si potrebbe andare a destra e si va dritti alla Malga Venegiota, accorceremo il giro, o a sinistra si va verso Malga Venegia, allunghiamo di un po', però almeno facciamo tutta la passeggiata nella Val Venegia, che è molto 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 bella. Allungheremo il giro di una mezz'oretta, credo, tre quarti d'ora forse, ma ne varrà la pena.
ghiaccissimo! E nonostante siamo praticamente a maniche corte, non fa freddissimo in realtà. Però avete visto che le parti in ombra restano ghiacciate fino a quando il sole non ci batte. Probabilmente qua il sole non ci batte quasi mai, perché sono una parete quasi verticale. Comunque la discesa fino a Malgavenegge è una passeggiata. L'unica cosa, se dovesse piovere sarebbe pieno di fango. Ora come ora è stata facilissima, qui non piove da un bel po'. E quindi è stato tutto molto facile. Ora entreremo praticamente nella vallata della Val Venezia, che è spettacolare. Sì. Ed è super assolata. Questa pausa di ombra ci ha fatto bene. Rischiavamo a fine ottobre di prendere un'insolazione sulle Dolomiti. Vabbè. Ed eccoci arrivati in Val Venezia. Ora vi faccio vedere un paio di spezzoni e mi direte voi se non è spettacolare. Dietro di noi Malga Venezia. Chiusa ovviamente, perché a fine ottobre le malghe sono praticamente tutte chiuse, e davanti a noi lo spettacolo delle pale di San Martino, le pale di San Martino e della Val Venezia in versione autunnale, e vi facciamo vedere qualcosina adesso. Abbiamo lasciato alle nostre spalle la Malga Venezia, ora ci dirigiamo in zona Malga Venegiota. Avete visto che spettacolo questa vallata? Ora stiamo andando sempre più sotto le pale, e finiremo che siamo talmente sotto che non ci entreranno più nella foto. Ma uno spettacolo, sta vallata in autunno, spettacolare davvero. Abbiamo lasciato alle nostre spalle la Malga Venegiota e ora proseguiamo il giro. Ora ci infiliamo nel bosco proprio sotto le pale di San Martino, e all'uscita del bosco dovrebbe cominciare, anzi forse la salita comincia già nel bosco. Comunque dal bosco dovrebbe partire la salita che ci porta a Baita Segantini. Fino adesso il percorso è assolutamente facile. Abbiamo fatto forse 6 km per arrivare qui, più o meno 6 km e 2 ore di camminata, però 2 ore nostre, con calma, con molta calma, con video, fermate per foto e altro. Se siete solo per camminare, anche prendendovela comoda, sicuramente ci mettereste di meno, quindi tarate sempre che noi siamo lenti, maledettamente lenti. Paragonate le persone di qui, siamo più lenti anche dei bambini. Questa cosa ci fa male al cuore, ma non ci possiamo fare niente. Vabbè, di qua
dal punto in cui siamo adesso c'è un bel panorama che ci porta anche verso, ci fa vedere che siamo contro luce. Noi dovremmo salire più o meno di lì. Alla nostra sinistra l'imponenza delle pale di San Martino, che sono oggettivamente spettacolari. Questo punto di percorso è incredibilmente bello. Superato il bosco è spettacolare perché si vedono giganteschi. Ci si sente davvero piccoli, ma proprio piccoli, piccoli, piccoli. Dietro questa curva dovrebbe spuntare la Baita Segantini, che è sostanzialmente l'obiettivo di giornata. Da lì poi la macchina, il camper è a due passi, sarà una mezz'oretta, tre quarti d'ora a scendere. Quindi dovremmo essere arrivati al punto più alto della nostra camminata. Elisa prosegue dietro di me verso la Baita Segantini. Ed eccoci arrivati a Baita Segantini, uno dei posti più spettacolari sulle Dolomiti, più fotografati sulle Dolomiti. Adesso meritata pausa panino, sì. Alle 3. Sì. E aspettiamo che la luce si faccia un po' migliore per fotografare la baita con riflesso sul lago. Ci lasciamo alle spalle un tramonto. Allora, siamo stati qui 2 ore e mezza a aspettare il tramonto. Devo dire che fotograficamente ripagato del tutto, perché spettacolo. E ora c'è freddo. Cioè, in realtà c'è stato freschino per tutto il periodo. Ma bello, ragazzi, le cime, guardi, dietro di noi, spettacolari. Le pale di San Martino, spettacolo. Bene, 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 oggi soddisfattissimi, il giro fantastico. Problemino sul Relive, vedrete che ci manca il pezzo da qui, dalla Baita Segantini al Passo Rolle, per il semplice motivo che c'è stato un errore. C'è stato un piccolo errore. Superiamo Capanna Cervino, che è qui, che è più o meno a metà strada fra Baita Segantini e il parcheggio del Passo Rolle, e continuiamo a scendere. Il sole è andato via, il fresco è più fresco di prima, ma noi siamo talmente soddisfatti che il freddo ci fa un baffo. È la seconda volta che veniamo da Segantini, la seconda volta prendiamo freddo da morire, quindi evidentemente questa zona è così. Freddo, ma panorama pazzesco. Concordi? Yes. Spettacolo, spettacolissimo. Mi avevo dimenticato di dirvi che lassù c'è il trekking del Cristo Pensante, che oggi abbiamo invitato,
ma che dovrebbe essere tutto sommato rapido, da Baita Segantini dovrebbe essere facile. E oggi, avendo fatto già un bel giro e aspettando i colori perfetti per il tramonto, abbiamo deciso di non fare altro. Però se siete in zona e non fate tutto il giro come abbiamo fatto noi, magari arrivate solo a Baita Segantini, una puntatina lì ci sta. Non è detto che non la faremo prima o poi, magari cambiamo zona ogni tanto. Siamo troppo soddisfatti, si capisce? Penso che si capisca. Arrivati qui, scendendo, noi siamo scesi da lì. Questo è l'incrocio in cui stamattina abbiamo preso per di giù per andare in Val Veneggia. Ora invece noi riscendiamo da dove siamo venuti stamattina e fra 5 minuti saremo al van. Come vedete, in realtà la fotocamera espone decisamente. Può sembrare che c'è molta più luce di quella che in realtà c'è realmente. E la luce sta andando via. Giornata ottima. Ed eccoci arrivati al nostro tuppetto che è lì, col Cimon della Pala e tutte le pale di San Martino che sono lì. Giornata spettacolare. Abbiamo detto 300 volte, l'ho detto 300 volte, e ora ci spostiamo verso dove? Boh, al solito nostro boh, non lo sappiamo, lo sapremo. A dopo, anzi, penso a domani.